primo vincitori del torneo. Sono Bim Bum Bar tra i tesserati e Bar Italia La Piuma tra i non tesserati, i due quintetti che hanno fatto festa nel torneo Ignazio Silonia di Isernia, appuntamento di rilievo sul fronte dei tornei estivi di futsal in regione ed ormai classicissima nel novero del capoluogo pentro. I primi hanno superato 6-3 in finale i Pascià La Donna Castel di Sangro con una tripletta di Di Gregorio, che è stato anche il capocannoniere del torneo con 13 reti. È stato un bellissimo evento, siamo stati bravi, forse più degli altri abbiamo conquistato questo torneo. La vittoria la dedico ai miei compagni di squadra, la dedico a noi perché noi in primis veniamo qui per divertirci e ci siamo riusciti. Mentre Francesco Barile è stato giudicato miglior giocatore dalla giuria popolare e Simone Crudele, cifre alla mano, ha centrato il titolo di miglior portiere. Conoscendo poi i quattro portieri che sono arrivati nelle semifinali sia da una parte che dall'altra, ci sono quattro portieri validi, però il risultato ha parlato così, porto a casa due premi, quindi va bene. Ai miei compagni di squadra, sia all'amatoriale che al tesserati. Tra i non tesserati invece esploa per 7-3 dei Bar Italia La Piuma sulla cooperativa Nuova Assistenza. Su questo fronte MVP è stato Davide Porcari con Simone Crudele miglior portiere, mentre il titolo di Piccicci della competizione è andato ad appannaggio di Simone Inno con 33 gol. Sono molto grata nei confronti della cittadinanza che ha seguito così costantemente le tante giornate che abbiamo organizzato proprio in merito a questo torneo e sono soddisfatta appunto dei risultati ottenuti e soprattutto dell'organizzazione particolarmente certosina da parte dei ragazzi che anche quest'anno ci hanno deliziato dei loro servizi. Bilancio ampiamente positivo, voglio ringraziare tutte le squadre e le persone che hanno deciso di accogliere la nostra organizzazione, il nostro invito e partecipare in maniera massiccia con 8 squadre al torneo tesserati e 18 compagini al non tesserati. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, Ilaria Radogna per averci rinnovato la fiducia ad organizzare il torneo. L'ultimo ringraziamento non posso farlo ai miei compagni di viaggio Alessandro Celli e Felice De Chiara.